4, 2, 2, race! Ma le aspettative sono buone, certo che non abbiamo avuto il campionato che volevamo fino adesso, però abbiamo 6 gare davanti a noi, importante essere concentrato per fare 6 buoni risultati, e quindi abbiamo tutte le gare fuori dall'Europa adesso, no? Gare in Asia, c'è la prima gara in India, che speriamo di fare un buon lavoro, una pista che non abbiamo mai corso. E poi abbiamo Abu Dhabi e Brasile, quindi c'è tanto viaggio, no? Delle gare un po' lontane, però speriamo di almeno finire il campionato in una direzione meglio di quello che è stato fino adesso. Ma sicuramente è importante essere fare allenamenti, non abbiamo tanto il tempo, no? Perché c'è tanto viaggio, vai, torna, però è importante quando sei in albergo trovare 2 orette, 3 orette durante la giornata dove riesce a allenarsi, dove riesce a essere preparato. E adesso abbiamo alcuni giorni prima di viaggiare per Singapore, quindi è importante, c'è ancora caldo qui, quindi è importante lavorare e essere pronto per la gara di Singapore, che è una delle gare più difficili che c'è. È alla sera, però anche alla sera lì fa molto caldo, umido, e la pista è una pista lunga dentro della città, che è una delle piste più difficili fisicamente. Ma speriamo, la prima volta che ho corso a Singapore ho fatto la pole position, ero primo, poi ho avuto tutto quel problema che è meglio neanche parlare. Poi la seconda volta, che non è stato 2009 perché non ho corso a Singapore 2009 per il mio incidente, è stato l'anno scorso 2010, ho avuto subito un problema in qualifica, mi sono fermato il primo giro uscendo del box e ho partito ultimo, quindi sono arrivato settimo se non mi sbaglio, però era una gara che si poteva fare meglio, quindi speriamo di fare la prima volta un buonissimo risultato a Singapore, che dovevo avere già questo risultato, però speriamo concentrare e fare adesso quello lavoro lì. Ma è meglio, sono le gomme che siamo più contenti di usare, no? Quindi speriamo di avere qualcosa di meglio, un risultato ancora un po' meglio guardando le gomme che si useranno a Singapore. È vero, 10 anni è sicuramente è stato, no? Sicuramente un momento fantastico per me guidare la prima volta una macchina di Formula 1 al circuito di Mugello, no? È stata una realizzazione di un sogno, no? Per tutti i piloti che hanno il sogno di arrivare in Formula 1, il primo test è qualcosa che non ti dimenticherà mai. E 10 anni già, il tempo passa, è sicuramente un momento importante per me, no? 10 anni che guido una macchina di Formula 1 è sicuramente molto bello. Arrivare in Formula 1, diventare un pilota di Formula 1, e quello è la cosa che volevo di più. Poi il test è andato molto bene, sono riuscito a fare dei buoni tempi, mi sono girato 4 volte, però era la prima volta che guidavo, però mi ricordo di aver fatto buoni tempi e essere sulla direzione giusta per entrare in Formula 1, che è quello che è successo nel 2002. Molto più esperienza. L'esperienza è una cosa molto importante, che è importante avere. E prima il Felipe di prima voleva fare il miglior tempo ogni giro, no? E adesso quello che cambia è che tu il miglior tempo devi fare nelle qualifiche, devi fare nei momenti dove sei lì a tirare, però è importante anche concentrare bene, usare più la macchina, sapere gestire bene le gomme. E quando tu entri in Formula 1 questo non esiste, cioè tu vuoi tirare sempre e l'esperienza, no, della gara, specialmente non in qualifica, ma l'esperienza della gara cambia tanto, quindi molto più esperienza adesso dopo 10 anni. Ma immagino ancora correndo in Formula 1, perché è quello che mi piace fare. 10 anni non sono sicuro, però immagino correre ancora tanti anni e continuare nella lotta per un
buon risultato anche per essere campione. 4, 2, 2, race!